Ciao a tutti, sono Roberto Tonelli e conosco Franco Nannini dal lontano 1987. Per iniziare si mescolano colla e polvere di marmo scuro. Si esegue quindi una prima stesura della miscela. Gli attrezzi che creano segni incisivi sulla materia devono sempre essere perfettamente puliti. Ora si prepara una dima con carta adesiva per ottenere una forma geometrica. Qui si amalgama colla e marmo bianco di Carrara in purezza. Ecco la campitura con la cazzuola nella dima predisposta. Ogni opera richiede una grande riflessione ed introspezione. Si utilizza un rullino zigrinato per ottenere delle textures sulla materia. Ora si rimuove la dima per verificare la geometria dell'opera. Soluzione di colla e marmo bianco molto diluito per apporre macchie di rilievo e profondità all'opera. Thank you.
Ecco come si crea una forma per ottenere una traccia simbolica. Si usa ora un composto di colla e polvere di pietra pomice nera, di origine vulcanica. Si applica il composto stesso con una spatolina sulla dima in verticale. Ora l'artista crea una macchia che richiama il verticale, ma con apparenza informe. Per evitare la contaminazione dei colori, gli attrezzi devono sempre accuratamente essere ripuliti dopo ogni utilizzo. Ecco come si rimuove la dima per verificare l'ottenimento dell'effetto voluto. Si prende dello smalto bianco diluito per eseguire il percorso della lumaca, così chiamato dall'ispirazione avuta dall'artista, osservando una traccia di bava lasciata da una lumaca durante la notte sulla soglia del suo laboratorio. Guardate che effetto strabiliante! Il tondo è inteso come figura simbolica peculiare dell'artista che ne trae un'identità ed una chiave di lettura del quadro. Esso in questa opera è eseguito con colore blu, aggiungendo una vernice dorata
aggiungendo quindi polvere d'oro ed ultimando il tutto con un tocco finale di smalto rosso per creare piccole macchie che arricchiscono le forme. Si impreziosisce poi il tutto applicando una texture di colla e madreperla triturata. E quindi, per armonizzare il tutto, ecco una seconda texture con polvere di sodalite. Questa opera non è stata eseguita a scopo didattico, ma unicamente dimostrativo per me, che ho passato una giornata con l'amico Franco nel suo laboratorio. Ciao a tutti, ringrazio di aver partecipato alla presentazione del filmato nel quale ho lavorato in diretta, per farvi vedere come nasce un'opera dalla tela bianca utilizzando unicamente la fantasia. Ho adoperato materiali in purezza al 90% ricercati da me personalmente ed elaborati e raffinati in laboratorio. Il tutto disteso su tela ricercando forme armoniche ed accostamenti cromatici informali. Ciao a tutti voi ed a Roberto. Ora anch'io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito in questa avventura. I colori sono caduti sulla tela in silenzio come fiocchi